Amici ed amiche di Chimera Devo, non era la scritta di Babbo Natale, bensì il Corriere che mi ha consegnato questo, il più grande, potente, chiacchierato e costoso Netflix della storia. Andiamo a scoprire insieme cosa contiene la confezione. Ed eccola qui la confezione del Nexus 6 che, come potete notare, a differenza delle precedenti versioni dei Nexus, è completamente bianca e anche più rigida al tatto rispetto comunque a quanto ho potuto constatare con il Nexus 4, ad esempio, o il Nexus 5. E sul retro della confezione troviamo qui il disegno del Nexus 6. Come vedete, io ho già aperto la confezione per assicurarmi che il telefonino fosse funzionante e mi sono anche spaventato, vi spiego come e perché, mentre cerco di tirare fuori il telefono. Eccolo qua. Allora, innanzitutto, sì, era così sporco quando l'ho aperto, ho aperto la scatola e mi sono un po' spaventato, ho detto, ah, come mai è così sporco? Ma poi, soprattutto, dietro, non so se si nota, guardate qui, c'è questo piccolo buco. Io inizialmente pensavo che fosse un problema, un difetto, e ho notato che su XDA c'è anche una discussione in merito. In realtà non è un problema, è semplicemente il microfono per la soppressione del rumore. Ho chiesto conferma anche al supporto tecnico ed è così. Quindi non spaventatevi quando andrete a prendere il vostro Nexus 6 per la prima volta, è tutto normale. Per quanto riguarda il resto della confezione, troviamo qui manuali di istruzioni. Sì, e garanzia, e c'è anche la spilla per cacciare fuori lo slot per la nano SIM. Vi ricordo che il Nexus 6 monta la nano SIM e non la micro SIM. Questo è invece il caricatore turbo che servirà anche a garantirci 6 ore aggiuntive in appena 15 minuti di ricarica, almeno secondo quanto detto da Google, poi noi lo testeremo e vi faremo sapere. Questo è semplicemente invece il cavetto micro USB, USB 2.0, non c'è più nulla e quindi possiamo tornare a dare uno sguardo rapidissimo esteticamente al nostro Nexus 6, che risulterò banale, scontato, come avrete già sentito sicuramente in giro. È grande, sì, è molto grande, è molto largo soprattutto, e io penso che a una mano sia quasi impossibile utilizzarlo, anzi è impossibile. Quindi è un phablet, non lo trattate come smartphone, ma per gli amanti dei display grandi questo sarà davvero un dispositivo che potrebbe piacere. La domanda a cui cercherò di rispondere nelle recensioni è una sola: Google è diventata davvero grande con questo Nexus? Ma per grande intendo non esteticamente ed è a livello di dimensioni, ma grande anche come sistema operativo e come nel suo insieme in generale. La scheda tecnica del Nexus 6 è davvero molto molto buona, ma adesso bisognerà vedere se è in grado davvero di valere i soldi che uno andrà a spendere. Noi l'abbiamo preso sul Play Store italiano, attualmente si trova già a 50 euro in meno, soprattutto sul Play Store, su Amazon dalla Francia, e riceverete dentro anche le cuffiette, perché lì le cuffie sono obbligatorie alla vendita. Quindi se volete potete acquistarlo già risparmiando qualcosina, altrimenti aspettate la recensione e vedrete se davvero i soldi che spenderete per questo Nexus 6 sono giusti oppure no. Bene ragazzi, noi ci sentiamo il prima possibile, lo testerò per benino e vi farò sapere cosa ne penso di questo dispositivo. Alla prossima, ciao!